Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri! Eccoci qua, ragazzi! Parliamo delle auto di Gran Turismo 7, ovvero di una lista di auto molto particolare, ovvero dei ritorni che ci sono su Gran Turismo 7, quindi vetture che hanno saltato Gran Turismo Sport, e delle vetture inedite presenti in questo gioco. Sono varie, sono diverse, sono parecchie, devo dire, anzi, lista molto lunga. Quindi è chiaro che andiamo anche un po' ad analizzare qual è la ciccia, la fuffa, che sono le auto, la novità più importante, perché poi se andiamo a vedere l'importante è che vengano riprodotte soprattutto bene, io l'ho sempre detto. Non sono un numero spropositato rispetto ad altri Gran Turismo che sono arrivati alle migliaia di auto. Però vi devo dire che io credo, se vengono riprodotte bene le 400 e qualcosa auto che sono riproposte su Gran Turismo 7, possono davvero divertire e intrattenere il pubblico, in attesa poi degli aggiornamenti. Quindi ho trovato questa lista dove, appunto, vi ripeto, si divide in due parti, quindi le auto che c'erano in Gran Turismo 6 e dopo non sono state messe in Gran Turismo Sport, e gli inediti che non sono mai usciti su nessun Gran Turismo. Sono tante, ne parliamo subito. Prima di partire, come al solito, vi dico: iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon, dove sia la prevendita di Gran Turismo 7 c'è da mesi, lo potete prendere in tutte le versioni che volete, lo pagate due giorni prima dell'uscita e vi assicurate la vostra copia, anche la Deluxe. Ci sono tantissime offerte sul mondo dei videogiochi, della tecnologia, i volanti, trovate di tutto. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 per le news in anteprima e dei contenuti specifici per quel canale. C'è Fruitlab e c'è Twitch, dove questa sera torna la nostra puntata di Just Chatting con Formula 1 Live di Supercorris, quindi un format che sta andando molto bene. Allora ragazzi, partiamo. Queste sono le auto che ritornano in Gran Turismo dopo aver saltato appunto Gran Turismo Sport. E sono, in primis, vabbè, la più forse iconica, una delle più iconiche, una delle più importanti, è l'Alfa 155 del DTM, la V6T. Macchina stupenda, l'abbiamo provata anche in altri giochi. Devo dire che l'abbiamo provata in assetto corsa, è fatta molto bene. Speriamo che venga riprodotta in una maniera molto più decorosa anche su Gran Turismo 7, quindi con le sue caratteristiche di brutalità, è una vettura brutale. Alfa Romeo 8C, bella auto, mi piace. Vabbè, la Nismo 380 super leggera, lasciamo perdere. 112 Abarth, questa è bella ragazzi, macchinetta del 1979, secondo me è molto divertente da guidare. La McLaren GTR del 97, vettura della 24 ore di Le Mans. Qua ora race car, quindi la vettura che correva proprio nella 24 ore di Le Mans, macchina iconica. Chaparral 1970, adesso mi torna manco in mente. Ci sono tre Corvette, dalla Stingray del 69, quella del 90 e quella del 2009. Vabbè, lasciamo perdere. DeLorean, la DeLorean molto bella. Vedremo quella di Ritorno al Futuro, penso sia. Mi fa piacere perché mi piace. La Ferrari 430, vettura molto bella. Ford GT Spec 2, quest'altra auto iconica che abbiamo guidato tutti nei scorsi Gran Turismo. L'Honda Civic Type-R 99, l'Honda Integra del 95. La Lamborghini Murcielago, ma questa ci stava mi sembra. No, però la Murcielago del 2009 no, non c'era. La Mercedes 300 SL Coupé del 54, vabbè, macchina storica. La CLK del 98 di Le Mans, la Mercedes, bella, vettura molto cattiva. Poi ci sono le Lancer Evo 5, Evo 6 di Tommy Mäkinen, bellissime da guidare, sono contentissimo. Vabbè, tutta una serie di Nissan, tra cui le varie Silvia dell'88, del 2002, la Skyline del 71, la prima, quella del 99, molto famosa. Raga, la Peugeot 205 Turbo 16 da rally dell'86 è pazzesco, una delle vetture che mi piace di più della storia proprio, figuriamoci. La Plymouth Superbike del 70, ce ne frega poco. Renault 5 GT Turbo, però del 1981, grande auto, cattiva. Toyota Aqua, Toyota Prius, lasciamo perdere, Toyota Sprinter, Toyota Supra del 97, che insieme all'Alfa 155... è una delle due vetture più iconiche dei vecchi Gran Turismo. E poi c'è la Volkswagen Scirocco del 2010. Beh, raga, tornano vetture importanti, vetture belle che hanno fatto la storia, che hanno corso in categorie importanti. Quindi, da questo punto di vista, la categoria dei ritorni mi fa piacere. Ripeto, non è una lista spropositata, ma ci sono delle chicche. La 112, la 155, la Supra, la CLK, quindi... auto che mi piacciono, vedremo un po' come saranno riproposte, se saranno curate nei minimi dettagli. Ora passiamo a quelle vetture che non sono
mai state presenti in nessun Gran Turismo. Partiamo con l'Abarth 695 del 64, qui va a fare un po' il paio con quello che propone Assetto Corsa il primo, perché è una vettura che c'ha là in Assetto Corsa, abbiamo provato tante volte, mi fa piacere perché è una bella vetturetta rispetto alla 500, quella base che c'ha 17 cavalli, molto meglio questa. L'Alfa Romeo 8C berlinetta il 37 non la conosco, sarà una vettura di quelle leggendarie che costeranno un occhio della testa. L'Alpine A220 del 68, idem, non la conosco bene, quindi vedremo un po' cosa sarà. L'Aston Martin DB5 del 64, non ho capito se questa è quella di James Bond. Comunque un Aston Martin degli anni 60 molto fascinosa, ma costeranno un occhio della testa. L'Audi R8, GT3, LMS, Evo. Ah, vedete, poi quando vi dico le vetture saranno aggiornate, questa è la prima conferma. Molti mi dicevate che anche le GT3, le vetture che c'erano su Sport, sarebbero state ripresentate nello stesso modo. No. Come potete vedere, l'Audi è l'evoluzione del 2019, quindi l'ultimo modello. Ottima notizia. Bacmono va bene, ci sono le BMW 3000 CSL 72-73. Non ho capito perché si sia messo un modello a distanza di un anno, per quanto possa avere modifiche, avrei evitato. L'M3 dell'89, grandissima macchina, una delle vetture più importanti della storia, fa piacere. Però mi sembra c'era pure, non lo so, raga, non mi ricordo se ci stava pure in quello in Sport, però qua dice di no. Comunque ragazzi, De Tommaso Mangusta del 69, non la conosco, la Ferrari GTB del 76, lasciamo perdere. Ferrari 500 Mundial del 1954, boh, però diciamo Ferrari F8 Tributo 2020, tanta roba, vettura mostruosa, quindi sono contentissimo. C'è la F12 Berlinetta del 2013, buona, buona macchina. C'è la FXXK del 2014, raga, questa è una vettura mostruosa, cattiva, violenta, che fa piacere guidare, l'abbiamo guidata anche in altri giochi ed è veramente devastante. La Ferrari Testa Rossa del 91, una delle mie vetture Ferrari preferite di tutti i tempi, quindi sono molto contento di questo implemento. La Ford Focus RS 2018, bene. Ford GTLM GTE del 2018, bene. La Mustang del 69, vabbè, bene. La Shelby del 2016. Genesis, sono tre Genesis che non so che vetture siano, presumo vetture di fantasia. Honda Civic Touring Car del 99, bene, mi piace. Honda Civic Type R 2020, bella, vettura molto goduriosa da guidare. C'è la Jaguar Vision, va bene, la Jeep Willys del 45, la Jeep quella della guerra mondiale. C'è la Lamborghini Lambo V12 GT Vision 2019, bene. Mazda RX8 Spirit, vabbè, queste le Mazda non mi fanno impazzire. C'è la bella Mercedes. C'è la Mercedes AMG GTR 2017, molto bene. Mercedes AMG 6003 Coupé del 2017. Mercedes Barker Tourer 1929, alta vettura, proprio che costerà secondo me un occhio della testa. Ci sono la Nissan Fairlady del 70, la Nissan Silvia Touring Car, buona, questa mi piace. La Porsche del 56, molto affascinante. La Porsche Carrera del 92, mi piace. La Porsche del 95 Carrera, mi piacciono le Porsche a me degli anni 90, sono le più belle con quelle degli anni 80. La Porsche del 97, GT1, bene. Quella del 70, quella del 2013. Vediamo che le Porsche sono sempre quelle più diffuse in tutti i giochi. La Carrera GT del 2003, la Spider del 55, la Porsche Vision. C'è la Radical SR3 del 2011 che non so qual è. Subaru BRZ STI, questa è una vettura da rally sicuramente. La Swift Sport 2017, la Swift Touring Car 2017, la Polo GT 2014. Beh, raga, ce le siamo dette tutte di un fiato, vi dico, delle novità, non è che mi sconvolga più di tanto il parco auto che si sta delineando. Ci sono tante Ferrari buone, che mi fa piacere questo, alcune Mercedes, alcune Porsche degne di nota. Forse veramente il comparto di auto nuove è quello meno efficace a livello di input per chi lo compra, perché se vediamo le vetture storiche, quelle già presenti negli altri Gran Turismo, sono tante e sono belle. Le vetture che tornano da Gran Turismo 6 sono vetture iconiche, a tutti fa piacere giocarci. Quelle nuove, ripeto, parte alcune Ferrari molto ghiotte da giocare, lasciano un po' la mare in bocca, vi dico la verità. Mi sarei aspettato molte più GT3 Evo da mettere nel gioco, quindi, però non so se c'ha l'esclusiva Assetto Corsa Competizione, potrebbe avere l'esclusiva addirittura, e quindi potrebbe non essere possibile riprodurla in altri giochi. È una sfiga, perché giocheremo con le GT3 un po' vecchiotte.
sarebbe stato meglio trovare le versioni aggiornate e ammodernate di tutte queste vetture. Non si parla di Formula 1, non so se ci saranno le Formula 1, spero di sì. Anche la Mercedes Formula 1 mi va benissimo. Però ragazzi, vi dico che comunque il parco auto, dai, è abbastanza variegato. Vediamo un po' in cosa si implementerà. Le vetture storiche sono quelle di sempre, non mi sono messo a leggerle perché sennò sto video durava 27 minuti, quindi ho voluto dare un input a quello che c'è di nuovo. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che ne pensate voi di queste vetture, se vi hanno colpito, se vi piacciono, se sono di vostro gradimento. Per il resto vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro Supercore. Ciao ragazzi!